Ok, Anna è un idiota. Interessantissimo, perché sto andando Ma no, dai, per... Dai, era un rituale. Ah, perché per evocare la grazia? La pira funeraria per, esatto, per l'antico divinito. Allora, ciao, smettila di dire cretinate, primo. Anziano. Cosa, mi è apparso un messaggio in cinese. Cosa ho rotto? No, niente, ho rotto tutte cose. Ho rotto il computer? No, va tutto benino? Più o meno, sì. Allora, oggi che cosa si costruisce? Tutte cose, no? Oggi si costruisce la casa Among Us segreta. Segretissima. Segretissima. Quindi abbiamo avuto, in realtà Anna ha avuto un'idea bella e noi gliela rubiamo un pochettino qua, si è aperta la luce divina. L'Anna, l'idea di Anna è la vent di Among Us, che è molto segreta. Faremo due case a tema vent, una da un euro e una da un milione di euro. Sì. Feri, sei una vecchia, mamma. Ti sto aiutando a fare la vent. Andatevene, no. Anna, sei Anna, fuori! Cioè, ma quanto poco simpatica è Anna? Mai fatto un corso per essere così antipatica? Cioè, una guida? Sì, eh. E lo sai chi è il mio maestro? Alex Nauzi, probabilmente, perché è un'antipatia anche lui colossale. Come osi dire una cosa simile sulla mia antipatia? Ma Feri se n'è andata, sì? Sì, se n'è andata. Ok, molto bene. Allora siamo rimasti io e te da soli, Alex. Possiamo avviare il nostro progetto mastodontico, mastodontico. Io volevo chiederti di mettermi le mani sul sedere, però va bene. Ma faccia... che schifo fai? Volevo ballare la conga, capito? Ah, e con le mani sul sedere? Si balla con le mani sul sedere, cretino. Si fa il trenino, no? Mettiti conga. Dietro. Conga. Dietro di me, dietro. Ok, pronti? Conga. Poi non è momento più sexy. Conga. Senta, quella è bomba. Bomba. E allora qual è quella che si balla col trenino? È tiki-taka. E come fa quella tiki-taka? Tiki-taka ti, tiki-tiki-ta-ta, tiki-tiki-ta-ta-tu-ta-ta. Non la voglio, capito, ballare più questa cosa. Oggi, Alex, è un giorno triste per la, per l'epopea del vampiro, perché purtroppo dobbiamo togliere allora la stanza. Andiamo al suolo, dobbiamo piangere in onore del vampiro che ci ha accompagnato tanti volte. Però è già un po' rotta, qui sotto. Sì. Vabbè, ci sta allora che sì, la distruggiamo. Affanculo il bacio. Sì. No, 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 dai, no. È partita. Sì. Ci dimenticheremo di biparla questa, lo sai, no, vero? No, io mi ricordo. Aspetta, me scrivo qualcosa e niente, non posso scrivere niente. Vabbè, non l'ho detta proprio, secondo me. Quindi beh, no, no. Ma che disastro, ma da noi è tutto, tutto rotto, è Alex. Tutto rotto. Aspetta, colpa tua. Facciamo così e facciamo così, eh? E poi facciamo così. Così, guarda fa un po'. Schifo! Pam! Perfetto! Bellissimo, adesso è molto meglio. Lo so, sono un campione. Allora, incarico per te, amico mio. Vieni qui. Allora, tutto il pavimento con questi mi devi fare. Ok, va bene, lo faccio subitissimamente. Guarda un po' come vado. Bravissimo, sei un bravo, sei un bravo. Oh, ricominciamo a dirci che eravamo bravi, che andava bene. Va bene, ci sta. Io sono un bravo. E anche tu sei anche un bravo. Io, anche io sono un bravo. Ma, cioè, una volta ero a cena con la regina d'Inghilterra, capito? Quella lì. E ti ha detto che sei un bravo. Tra l'altro, lo sai che Feri alla, gli posso andare a fare questa battuta secondo te? Sì, ovviamente andiamo subito. Oh, ma voi avete presente che c'è la regina d'Inghilterra che tipo tutti dicono che vive da un milione di anni, no? Sì, certamente. Feri anche vive da un milione di anni. Quindi Feri è la regina d'Inghilterra. Sua amica di scuola, tipo. Ma a me pare di aver detto un'altra cosa. Forse l'ho detta da solo perché Anna non ha capito niente, come al solito. Scusa, hai detto che lei conosce la regina? Ho detto che Feri è la regina d'Inghilterra. Come fai a non capire una parola di quello che dico? Parlo marziano, Anna, forse? Sono di un altro pianeta? Ma così è meno divertente! Cretina! No, è più divertente! Così è meno divertente! È più divertente se tu dici che tipo lei andava a scuola con la regina Elisabetta, no? No, Feri è la regina Elisabetta. Allora, io non vi parlo. Allora devi portare rispetto, perché lei è la regina, hai Anna, capito? Non strillare, Anna! Mannaggia la miseria, cretina, che non sei altro! Ma una cosa bene la vuoi fare oggi? Ma dimmi un po'. Sto cercando di costruire, sono impegnata nel fare bene quello al Feri, momento, vieni, ti devo dare la tua corona, perché giustamente... Oh. Vieni, metti la corona, regina d'Inghilterra, regina Feri Elisabetta. Beh, ti sta bene? È bellissima. Bellina, bellissima. Ti sta pure bene. Però non è grazie quella che ti ho dato io, perché io ti ho dato dorata, tu te la sei messa viola. Cioè, mi viola. Spieghi? Sì, è viola quella che ti sei messa a te. Hai barato. Non lo so perché è viola, però è bella. Mi vai piace a costruire, viola. Va, sparisci. Credo che cambia da sola. Ah, perché è magica. Magica. Sì, la tengo. Grazie del regalo. Prego. Anna, io con te, dopo, cioè, dobbiamo risolvere questo no, problema favore, che hai. No, eh, no, ti prego, sempre no, questa sì cosa. Dopo dobbiamo. Non voglio. No, fare dai, niente, fate pace. Fate in pace. No, 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 Anna, io sono furioso perché non è possibile che io dico una cosa e furibondo tu non mi capisci mai. Sono furibondo, Alex. Dici il bene. Allora, il fatto è che io. Senti, te lo dico proprio sì, sinceramente, sì, sì, spudoratamente. Dimmi tutto. Quando costruisco non t'ascolto, perché altrimenti rallento. Va bene,
però ci sono tante situazioni in cui non mi ascolti, se è permesso e dirlo. E questa in particolare, sì. Perché dai, poi tu ti lamenti che non faccio bene le cose, quindi diciamo che la mia soglia di ascolto è molto bassa. Fidati che si vede. La sincerità, dai. Va bene, apprezzo la sincerità. Rimango offeso però e me ne vado via con il mio innamorato qua. Arrivederci. Perché siamo offesi. Sì, siamo offesi. Ciao. Ma guarda te che schifo. Alex Nauz, meno male che ci siamo noi. Offesi a vita proprio. Hai sentito quello che ha detto? Ha detto che non mi ascolta quando costruisce. Fa schifo. Ti rendi conto? Come non può portare ciò rispetto? Non so cosa hai detto, guarda, sinceramente. Probabilmente niente, perché non aveva molto senso. Ma io pensavo però di fare qualche dettaglio in oro, sennò non è ricca, cioè. Hai ragione. Non c'è molto ricchezza, capisci? E poi parla in grigie. Sono stupido. Avevi ragione, mi ero distratto per colpa di quella sbanunata di Anna che mi si è messa a parlare. Ma ci sono io per portarti sulla strada giusta della vittoria, tranquillo. Grazie, rimpiazza anche quella, per favore, che sei un bravo tu. Meno male che ci sei tu, meno male che ci sei tu. Perché se non ci fossi tu io con chi rimarrei? Con Cico? Rimarrei con Cico, rimarresti. Con Giorgio che ha da fare con la scuola e non c'è? Non è possibile, invece con te non puoi rimanere, invece ci sono io che ti faccio compagnia tutta la vita. A proposito di Giorgio, visto che alcuni si stanno preoccupando, non vi preoccupate, è soltanto... Diciamo che è rimasto indietro con quest'anno scolastico e quindi... È più impegnativo dei soliti anni scolastici. Sapete qua, quelle quindi... persone che hanno il cappello da asino, no? Perché rimangono indietro con la scuola, ecco, è così. E di solito quelli vengono messi in punizione. E diciamo che è un po' una storia triste. Però, succede, la vita bisogna impegnarsi qualche volta. Non come Alex Nauz, perché se non ti impegni... Oh, io mi sono impegnato a scuola, Eh no, invece, perché... oppure allora sei negato. Però se non ti impegni, fai la fine di Alex. È la fine di Alex, poi dopo... La fine di Alex in che senso? Scusa, cosa intendi? Lasciate perdere, ragazzi. Lasciate perdere. La fine di Alex, io non la raccomanderei a nessuno, comunque. Lasciamo perdere. Guarda cosa ho fatto, invece. La fine di Alex, la fine di Alex. Questo dettaglino qua in più. Ti piace? Anche dall'altra parte, sì, va bene. Io ovviamente lo farò anche dall'altra parte, no? Sì, bravo. Stupido, bravo. Sì. Allora, qui dobbiamo fare un'altra cosa. Bisogna calcolare con precisione matematica il centro di questa cosa, che secondo me ma io lo so. Più o meno qua, dico. È questo qua, più o meno. Beh, più o meno. Aspetta, mettimi un bocchettino. No, è più di... È più di qua, uno di qua. Così. È così, è il centro. Adesso... Quello è il centro esatto. Bravo, bravo. Mi devi dire il nome del cemento. Lo facciamo tipo quello light blu, che lo so già. Perché sono più fondo allora di te. Lo sai già, lo è inutile che te lo dico io. Lo so già, perché tu sei un cretino. Me ne frega niente di te. Io non lo so a memoria. Mica sono forte quanto te. Tu sei un bravo. Neanche io lo so a memoria. Però sono più veloce di te a leggere le cose. Facciamo così. Va bene, piccola, ma va bene, secondo me. Che dici, Alex? Ti piace? È bellissima, però è piccolina. Se vuoi farci qualcosa dentro? No, no, qua questa serve solo per decorazione. Non ci dobbiamo costruire nulla dentro qua. È bellissima. Piccola, bella. Puoi farci, sai che cosa? Giusto un dettagliuccio intrigante, magari soltanto. Dimmi cosa fare, tipo un'antenna rossa? Aspetta un po'. Che dici? Meglio così? È un po' più grande, sì, è più carina. Più ok, allora tu ti devi occupare. Il sotto lo tagliamo, perché qua sotto ci sarà poi la ventola d'oro, no? Il contenuto della ventola. Sì, quello, sì. E tu devi fare la faccia a questo vino. La faccia però comunque, tipica. Comunque, scusa, dimmi. Ma questa tutto. Non c'ha un'entrata segreta o sbaglio? Adesso la facciamo, non ti devi preoccupare. Questa è pur sempre una casa segreta, amico mio stupido. Però tu fai la faccia del lomino, perché quello okay, è l'incarico. Ok, faccio la faccia tipica dei lomini Among Us, giusto? Sì, ma non correre quando parli, che poi mi metti fretta anche a me e ci impicciamo, Scusami. Per favore, che iniziamo così. Poi sembra di avere a che fare con Cico Tobi, che parla tutto con la rabbia. Mamma mia, quello lì è impazzito. Con la rabbia. Sì, sì, è un impazzito, E perché con la rabbia? Non lo so, a volte lo fa. Non c'hai mai fatto caso che Cico, quando si scalda, inizia a fare tutto veloce? Ho fatto caso. Ma quello pensavo che era proprio il tipico lo di Cico Tobi. Lo stai facendo adesso tu! Poi quando... ma perché finisco l'aria? E non fini il respiro. Allora, facciamo un corso di parlare per bene, va bene? Allora. Va bene, imparami. Insegnami, si dice, prima di tutto. Niente. Vabbè. Oh, ma non me ne va una giusta. No, sei proprio... Vedi, così... Questa è la fine di chi non studia a scuola. Diventi come Alex. Allora, proviamo. Io adesso ti farò una domanda. Tu devi respirare mentre io faccio la domanda. Così, quando io ho finito di fare la domanda... ma non si sente. Così, quando io ho finito di fare la domanda, tu hai l'aria in corpo per rispondere. Pronto? Vai, dimmi la domanda. Sono pronto. 6x7? 42. Però ci hai messo 3 anni a rispondere. Scusa, come faccio a sapere la cosa, la risposta? È perché è difficile 6x7, vero Ale? Sì. È molto difficile. Beh, poverino. C'ha ragione, alla fine. Vabbè, lasciamo perdere, va? L'entrata sarà qui dentro, ho deciso così. Ma nascosta. Così non è nascosta. Adesso ti devi fidare di me, perché io mi fido, ma non è nascosta. T'ho detto che ti devi fidare e non devi rompere. Mi fido. Oh,
E adesso vieni qui sotto che devi lavorare. Vieni, vieni. Dico, ho capito già questa cosa devo fare. Guarda quanto sono bravo. Bravissimo, fai anche bene qui intorno, che io sistemo il sopra, che mi sembra che qui, mi pare. Però sistema velocemente, che non abbiamo quasi meno più tempo. Invece sì, perché io ho i blocchi fantasma. Questi qua Anna non se li ricorderà neanche più, perché è sbannata. Non ci sono più. Sì che ci sono, guarda qua. Uno, due e tre. Oh mio Dio. Pem. E qui ci mettiamo anche una scaletta precisa precisa che possa riportarci sopra senza far vedere però che noi usciamo. Tecnicamente si potrebbe anche uscire volando, però con la scaletta è più legale, diciamo. Il problema è che andrebbe andrebbe tolto un pelino. Oh, ma sei in mezzo. Tu sei in mezzo, perché passi? Tu perché in mezzo? Perché dobbiamo mettere le luci. Zitto. Perché ti metti in mezzo alle palle? Perché ti metti in mezzo alle palle? Volevo entrare, scusami. Quante volte sei entrato e uscito? Dimmi. Una volta, due, una, massimo. Una o due? Sì, due o tre, massimo. Figlio di... No, no. E poi hai dato la colpa a me. Tu hai dato la colpa a me. Hai detto che io ero in mezzo alle palle. Io? Scusami. Cretino! Se dai, ti vedo, però se... c'è un problema. Io qua non ti voglio sentire, ok? Non siamo più amici, siamo litigati. E vedi, ogni volta è colpa tua. Perché tu ti permetti di dire che è colpa mia. Quando fai un danno, è sempre colpa mia. Non è vero, pisello. Non è vero, non dire così. Non ti vuole bene neanche tua mamma, ok? Non ti vuole. Guarda cosa ho messo. Adesso sono un bravo. Ho messo una luce bellissima qua. Oro, color oro. Dion, non dove ti sei? Ti odio! Ah! No! Adesso non puoi odiarmi. Basta, chiamo un'altra persona al posto tuo. Un WWF. Un WWF chiamo al posto tuo, basta. Oh, non... Che cosa stai guardando? Stai toccando senza non dire prima che cosa fai. Ah, scusami, ma sto mettendo un dettaglio. Ti spacco la casa, Alex. Ma la casa è nostra. Dopo perdi in no, tu. A casa tua, la casa vera dove vivi, ti spacco. No, non puoi. Te la demolisco. Che cosa c'hai, un pulsante tipo? C'ho un bulldozer, porca miseria. Vengo a casa tua col bulldozer e ti demolisco casa. Ma non va in acqua il bulldozer, eh? E io nuoto, porca miseria. Me lo porto in spalla per distruggerti casa. Maledetto, guarda che sei veramente una persona brutta. Hai messo storto. Non è vero, è giustissimo, bravo. Potente, bravo, bravo. Non mi stai dicendo più bravo. Perché non lo sei, forse? Perché fai schifo? No, io lo sono. No, non lo sei, fai schifo. E io ti dico bravo e tu non mi dici bravo. Mi sembra giusto, cioè non hai fatto più niente di bravo. Invece sì, lo decido io se è giusto o no, ok? E non è giusto, è giusto. Oh, mamma mia che fatica che sei a tenerti vicino, Alex. Però mamma mia, una cosa veramente brutta sei. Brutto. Voglio rendermi utile, non sono brutto. Io sono un bravo, dimmi cosa fare. Vai via di casa. No. Ok. Oh, mamma mia, che brutta persona. Vieni, dai, puoi fare una cosa. Allora, puoi fare un soppalco piccolino? Dove? Qui sopra, tipo a metà della stanza. Vedi te un po' come lo vuoi fare. Però metà della stanza, capito? Cioè, non coprirla tutta. Sì, ho capito in che senso. Tipo se mi cerchi. Però non farlo con quello. Fallo con il concrete azzurrino chiaro, che è un po' più... Ok, quello è sempre quello stesso colore circa, vero? Sì, meno invadente quello lì. Mi piace di più. Intanto io prendo qualcosa di simpatico qui. Vediamo che cosa posso fare. Ecco qua. Allora, dentro la stanza di Among Us, siccome questa qui è la vent, tu cosa fai? Tu entri nella vent perché devi scappare perché dagli vuoi altri. Vuoi uccidere qualcuno? Anche perché vuoi uccidere, ma anche perché devi scappare dagli altri perché ti stanno dando la caccia. Quindi, dentro la vent, che cosa ci deve essere? Ci deve essere tutto ciò che ti serve per rifocillarti. Per sopravvivere dentro la vent. Sì, per rifocillarti per poter poi uscire quando sei potente, di nuovo rinnovato di energie, per uccidere gli altri. Quindi io metto un paio di sedie, perché sia mai che gli impostori entrano tutti e due insieme, non devono litigarsi le sedie, mi sembra giusto. Poi metto, vediamo se c'è, il maiale, perché questo qua, questo è mangiare, questo è buono, lo metto così, guarda un po'. Esatto, anche cibo e anche del bere, io prenderei una bottiglia di vino. Aspetta, allora, mettiamo, sì, metto un piatto, volevo mettere, però purtroppo il piatto mi viene, devo mettere una traccia di piatti per metterne uno. Aspetta, ecco qua. Dopo questi altri, sono bravo. E sono la bottiglia bravo di vino. Sì, un bravo adesso. Anche io sono un bravo, mi sembra sì, di essere. Sei un bravissimo, sì, grazie, grazie mille, Alex. Anche tu. Allora, qui ci abbiamo messo quello che serviva. Però poi cosa può succedere? Secondo me l'impostore
chiaramente può doversi riposare, quindi ci abbiamo messo anche il letto perché così si prende una pausa dall'uccisione. Però ci deve essere anche quello che gli serve per uccidere. Un'area intrattenimento. Ma perché parli se non sai che cosa sto dicendo io? Che ne so, io penso qualcosa che potrebbe servire. Ma se io sto parlando, sì? Area intrattenimento di tua mamma, eh? Allora, se io sto dicendo una cosa e tu non hai capito che cosa sto dicendo io, che cosa ti dice che puoi interrompere dicendo hai una ragione, cagata? Scusami, guarda, però ho trovato una cosa buona. No, Alex, per fuori, le armi. Fuori. No, fuori. Ma è una cosa buona, almeno sei guardala. Espulso, sei espulso. No. Fuori. Non puoi fare così. Posso e lo farò. Posso e lo farò. Ma tu stai usando la mia cosa per le armi. E userò anche la tua cosa per le armi proprio per farti del male. Fuori. Sei espulso. No. Sei fuori dal collegio, fuori. Alex Nauz. Fuori. Oh, no. Sì. Ti prego, non puoi, non puoi. Sì, invece, sono il preside. No, no, sono no. Sì, sono pelato e sono il preside. Sei fuori dal collegio, Alex Nauz. Oh, babà mia. Va bene, me ne vado, vado dal collegio di Anna. Non c'è un collegio di Anna, mi dispiace. Lo creo. Non è possibile. Allora vieni, dai, puoi venire. Però devi stare in silenzio dietro di me e non dare fastidio, perché... No, in silenzio non ti arrabbi. Hai ragione. Allora puoi stare vicino a me, pui parlare, ma non devi dire cose stupide, va bene? E né cose che va non c'entrano niente. Va bene, sto qui dietro e ti guardo e magari ti do qualche idea buona. Va bene, allora ti dico che cosa abbiamo fino a questo momento. Armadietti con le armi, coltelliera per le armi, per ammazzare gli altri civili, diciamo, i crewmate. Sì. Poi bersagli d'allenamento. E volevo mettere anche questo qui, che sarebbe il Dummy. Questo qui serve per provare, no, le tecniche di uccisione. Questo è un perfetto. Costo un sacco da box? Anche, vedi, quando ti impegni. Però ce l'abbiamo. Sono un intelligente, sì, ce l'ho, eccolo, guarda, ce l'ho anche in mano. Tieni. Andiamo un po'. Bravissimo, bravissimo, lo metto subito. Vedi, bravo, bravo, sei un bravo. Grazie, anche tu sei un bravo. Grazie, lo metto qui e qui, ne mettiamo due. Poi, in fondo, con l'idea della cosa da intrattenimento non avevi neanche tutti i torti. Quindi ne mettiamo una, però la mettiamo rivolta verso... E adesso di qua, perché se devo accendere l'accendo da di qua, sì. Che cosa faccio? Volo? Così mettono la musica tipica di Among Us, che se ti ricordi è quella lì che mettono triste nei TikTok. E che fa tipo no. Esatto. Sì, è quella. Sì. Poi, siccome magari qualche volta vogliono rinfrescarsi, come si chiamava quella cosa per mettere le bevande, Alex? Ti ricordi? Frigo. Fridge. No, quella con le Coca-Cola. Soda machine. Soda, non mi veniva soda. Ne mettiamo tante, queste servono perché così gli impostori si possono rinfrescare. Dai, sono un bravissimo. Adesso stai essendo un bravissimo, effettivamente. Dopo un iniziale incespicamento e un disastro che hai combinato, effettivamente potrei dire che sei un bravo. Poi, cos'altro potrebbe servire in una casa di un secondo impostore? Secondo me, una porta per rilassarsi. Io metterei questa. Vai, dai un po'. No. Qua vedi, qua non sei stato bravo per niente. Per niente un bravo. Ma. No, Bianco. Invece so io cosa fare. Allora, mettiamo una roba per sfogare la frustrazione. Perché essere un impostore è frustrante molto. Anche quando non lo sei, è molto più frustrante. Cosa metti per sfogare la frustrazione? Gli mettiamo. Guarda, abbiamo. Cosa mi sa che. Cosa ho detto? Non lo so. Però mi sa che qualcuno ha fatto danni con i blocchi fantasma. Perché quando. Perché? Perché lo sai che l'ho notato anch'io. Se tu piazzi un blocco, quando ci stanno i piazzati i blocchi fantasma vicino, si rompe un po' tutto. Io non so se siamo stati noi, perché noi ne abbiamo messo solo uno, quindi boh, non saprei, però. Ne abbiamo messi tre. Vabbè, tre sono pochi comunque, quindi non ti saprei dire se. La messa è colpa nostra. Vabbè, ma magari Anna li ha messi. Ma vabbè, poi... ma lei non lo sa. Infatti, poi glielo chiediamo, ma facciamo finta di niente. Gli diciamo, pronto? Oh, ma. Chi è? Chi è? Abbiamo finito noi, Anche noi, quasi. No, Alex, tocca! Alex, tua madre! Tua madre! Oh, ma che peccato che ha fatto a spartorirti, mamma mia! No, si dice! Oh, si è confessata per aver fatto sta cosa, perché dovrebbe, mamma mia! Vieni, Anna. Oh, ma allora? Tu sei la mia principessa. Oh, grazie! Ma cosa state facendo? Ma infatti, ma siete deficienti? Stiamo perdendo tempo, visto che voi non avete finito. Ma Feri è stupida che si è messa a borbottare adesso. Cos'è successo, Feri? No, ho detto perdiamo tempo. Scema. Ok, abbiamo finito. Possiamo vedere le cose. Allora, iniziamo. Adesso dovete portarci rispetto perché siamo regina e principessa, capito? Mandate a cagare. Allora, inchinatevi, sì, forza. Come no. Allora, da che quale iniziamo? La nostra o la vostra, Non mi ricordo da quale abbiamo iniziato. È dalla loro guardare, Ok, vai Anna, prego, illustra. Ok, benvenuti in Among Us Power, esattamente. Sì, sì. Qui la nostra vente è fatta di legno, è difficile da aprire e siccome si praticamente conduce stai dentro le stai dando fogne... fastidissimo come parli, io te lo sto Scusa. Dicendo. Piano e bene, prego. Ok, no, mi hai preso un po' d'ansia, ok.
La nostra vente è collegata alle fogne. Infatti quanto ogni volta odio, che usciamo, Anna, quando guarda fai così, qui, mamma, siamo pieni zeppi di popù. C'è. Anche il vetro della nostra povera tuta fa schifo perché è tutta spaccata. Sì, ok, Anna, basta, va bene così. Però entriamo dentro. Posso spiegare io la tua casa, per favore? Perché veramente non ce la fai a spiegare le case. È la cosa che fai peggio. L'ansia. Faccio io. Allora, dentro è molto carina. Perché qui ci sono le tasche. Sì, ma tu sai, fai tipo una pappardella. Allora, le capisco. Questa qui è la tasca col computer, che ci sono i fili che devi collegare, giusto, Anna? A cosa? Alla connessione. Oh. Però siccome noi siamo poveri, abbiamo la connessione che è tipo la 46K, come si chiamava. Poi qua sotto invece ci abbiamo la stanza. No, no. Ce ne sono un botto qui. Anna, però non puoi fare così, è veramente. Mamma mia, sei inascoltabile. Devo descriverti le task. Fallo, ma veloce, okay, però. Una delle task è di prendere la scopa e di rimuovere tutte quante le ragnatele. Un'altra è di portare le patate da una cassetta all'altra. E un'altra è di replicare la faccia di una zucca. Va bene, è finito, prendendo, andiamo, spunto da un'altra zucca. Qua e sotto che c'è? Veloce, vieni a dirmi sotto. Allora, dai, questa qui è la task più mamma difficile mia. Praticamente di prendere del formaggio, sì, e spostare il topo rabbioso fino a lassù dove c'è il pezzo di formaggio puzzolente. Va bene, quindi tu nelle cioè, praticamente nell'event tu da impostore vai a fare le task, giusto? Secondo la tua visione sarebbe questo. Esatto, perché non siamo poveri, manco pensato, e noi nell'event ci deficiente viviamo. Va bene, Anna. Allora, adesso in avanti però, oggi facciamo l'impegno che tu le case non le puoi spiegare più. Quindi, o le spiega Feri, e sinceramente la vedo malino. La vedo malino. Lei è brava a spiegarle. Sì, molto brava, molto brava. Oppure, Anna, non lo so, mi fai un temino, là, un testo. Ma poi, e lo allora, leggo. Intanto, se fossimo impostore, queste sono tutte task finte che uno potrebbe far, sì, finta dentro di la fare. Ventola, così. Quindi non ti vede nessuno, brava. Sì, esatto, sì, uno prende la scopa, pulisce le ragnatele, che ne sai, sono l'impostore. Cacchio, roba vergognosa. Va bene, andiamo a vedere la nostra, per favore, dai, che sicuramente vi rifate. La nostra gli è bellissima, perché è ricca. La nostra è molto ricca, è tutta d'oro, vedete, ci sono dei materiali tecnologici, questo frame di tungsteno, questo qua è roba dell'altro mondo, e si entra passando da un passaggio segreto, perché la nostra è veramente segreta, Anna, non come la tua, che non è segreta manco per i cani, perché c'è la porta dietro grande più della casa, eh? Come mai c'è la porta dietro che non hai fatto la porta segreta? Perché quella fa laggare. E invece no! C'ha ragione! Non è vero, perché ne ho messo solo uno, venite! Qua sotto, come potete vedere, c'è quello che serve a un impostore per riposarsi, perché quando ha ucciso diverse persone nel fuori, può riposarsi per riprendere fiato qua dentro, e ha il lettino per dormire, il cibo per mangiare, i libri dove scrive chi ha ucciso e chi deve uccidere ancora, e poi ha la televisione dove c'è Pikachu morto, perché questa qui è una cosa importante per sfogarsi. Ora Pikachu! Vabbè, serve agli impostori per sfogare la frustrazione. Poi qua sopra chiaramente ci sono le sue scorte di coltelli e di armi, e il jukebox per fare la musica di Among Us, quella lì triste, Anna, che vedi sempre su TikTok, che tu adesso ci intonerai con la tua voce bellissima. Com'è che fa quella musichetta, no, bella? No, io non canto, canta Alex, la sa. No, Alex, ma io Alex, so, vai! Bello, Ruvia, perfetto, basta, è proprio lei. Grande Alex, sei un grazie, vero lirico, grazie, sono un bravo. Fotorealismo, comando Alex Han, canta, si sentono anche gli se fringuelli. Se si sente quella canzone, come ci fa a dormire qua dentro? No, infatti, un po' bruttino però, effettivamente. Va bene, possiamo uscire per riguardare da fuori e poi lasciamo la parola ai votanti. E io vi dico, avete una scelta qua, secondo me, obbligata, perché mi sembra che esternamente non c'è proprio paragone. La vostra è piccolina, tutta brutta, sporca. La nostra è... Ma noi siamo è... poveri e poi noi nell'evento ci viviamo, capisci? Ah, ecco perché ci sono le task, perché ci dovete... Ah, perché sono scassate le vostre event. Invece perché? Le nostre... Quelle finte. Le nostre sono funzionanti e sono piene di... La nostra è potente, ricca. Di lusso proprio dentro, lì cioè, dentro. Cioè, non è che noi ci possiamo permettere una navicella, eh. Vabbè, poverine. Va bene, ci fermiamo qui e da Lion e la gang della costruzione e da Fairy, la principessa Elisabetta... Anch'io la principessa. Chi sei, Cleopatra tu, Anna? Perché anche tu vecchiotta sei vecchiotta, un pochettino però. Oh, senti, Agamennone, mettiti in fila, va niente, bene? Niente. Chi è Agamennone adesso, scusa? Lasciamo stare. Io sono Ettore, figlio di Priamo, tua madre in carriola, Alex Nautz. No! Io sono Nil. Occhio, che quello moriva. Hai ragione. Alex, tu io sei... Io sono Achille. No, ti moriva piace pure quello. Alex, allora, tu sei... Tu sei Medusa? Ma che Medusa? Tu sei... Ma come Medusa? Però quando ti guardo mi fai proprio impressione. Forse sei allora Medusa. Sono Medusa. È Medusa, Alex Nautz. Petrifico.